più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, SGR Luce e Gas. Buongiorno a tutti e grazie come sempre a tutti i presenti, quindi grazie ai giornalisti, ma soprattutto grazie a NTS Informatica che ci ospita qui all'interno della loro casa, no? Noi parliamo spesso di casa, quindi parliamo di casa del nostro Flaminio. Oggi siamo a casa di NTS Informatica e siamo qua perché vogliamo raccontare qualche storia, no? Abbiamo un pochino di argomenti da trattare. Il primo motivo per cui siamo qua, raccontare questa collaborazione, questa partnership che va oltre ovviamente, come diciamo sempre, alla mera sponsorizzazione, ma che è un incrocio di storie, che è quella tra NTS Informatica e Riviera Banca Basket Rimini. E quindi il motivo principale per cui siamo qui oggi è questa collaborazione, che poi racchiude proprio in questo momento e soprattutto nel momento che vivremo tutti insieme domenica, nel giorno del derby, un evento che vorrei dire proprio voi tifosi ci avete chiesto nel corso degli anni e finalmente riusciamo, grazie a NTS Informatica, a realizzare. Farei dare il benvenuto all'amministratore delegato Stefano Carloni, quindi ti lascio il microfono. Grazie. Allora, benvenuti innanzitutto qua nella nostra casa. Questa è una software house, quindi quale miglior definizione di casa può essere? E NTS Informatica, insomma, è una software house riminese nata nel 1989. Siamo qui, viviamo questo territorio e facciamo software, facciamo del bellissimo software per aziende e abbiamo circa 12.500 clienti. Ma siamo qui per parlare di basket ed è un piacere, insomma, ospitare Riviera Basket per questa occasione. Proprio in vista di una partita importante e molto sentita, che è quella che sarà quella di domenica con questo derby romagnolo con Forlì. Chiedimi pure, sì, quello che, esatto, vuoi. Allora, siccome poi abbiamo appena girato anche un video che poi faremo vedere, no? Dove abbiamo parlato un po' di questo concetto della passione, perché effettivamente quello che succederà domenica l'abbiamo intitolato Red Passion, e oggi al tavolo qua ci sono due persone che, insieme a Stefano, che di passione ne hanno da vendere, uno per il campo, per quello che vive in campo ogni giorno e ce lo trasmette. Non a caso questa mattina ho pubblicato un video che secondo me la racconta tutta, no? La faccia di Pierpaolo Marini quando in campo, quello era un'azione specifica, ma è quella ogni domenica ed è quello che sta facendo veramente innamorare il Flaminio. Lo potete vedere in tutti i commenti che riguardano Pier. E l'altro è Moreno Maresi, di cui poi daremo una notizia, no? Che è per noi importante, che di passione ne ha da anni, no? Sia in esperienza anche sul campo, ma in questo progetto RBR. Però appunto abbiamo fatto questo video, ma diciamo, raccontiamo un po', no? Che cos'è la passione per NTS verso lo sport riminese. Ci sono tante passioni sedute intorno a questo tavolo. C'è la passione di chi vive il basket probabilmente da tantissimi anni e là è stato tra i fautori di questo nuovo progetto. C'è la passione di Marini, che è un guerriero in campo, anche se devo dire che dimostra delle doti incredibili anche come giocatore.
E c'è la passione di NTS Informatica, che è una passione per quello che fa, per il proprio lavoro, ma è anche una passione che poi si estende a qualcosa che ama, e il basket è un po' uno degli altri prodotti di NTS Informatica, tant'è vero che insomma in questi anni non abbiamo mai mancato di far mancare la nostra presenza, non solo a Rimini con Riviera, ma anche prima con la precedente squadra, così come con basket in carrozzina, sempre Riviera Basket. E poi c'è la passione tua che rappresenti questo animo della squadra, che si estende verso l'esterno ed è coinvolgente. Quindi tante tipologie di passioni che noi abbiamo voluto rappresentare, abbiamo voluto partecipare, perché non è solo una sponsorizzazione quella che può fare la differenza, ma è anche come tu la fai e come tu la vivi. E quindi per questa partita, che è molto sentita, che è molto importante, abbiamo pensato di realizzare queste maglie e vestire tutto l'intero palazzo di rosso, per far sentire la nostra presenza ai giocatori e veramente essere il sesto uomo in campo. Ecco, quindi diciamo che la motivazione, no? La denominazione di questa domenica, di una partita che ha poco bisogno di presentazioni, perché comunque un derby è una partita importante, lo sappiamo tutti, e non solo ovviamente per quanto riguarda il discorso del campo, questo è un discorso tecnico che conosciamo molto bene. L'abbiamo appunto denominata, è stata denominata insieme a NTS Informatica Red Passion, perché è quello che vogliamo trasmettere, quello che vogliamo raccontare attraverso questa cosa. Tante volte ci avete chiesto: riempiamo il Flaminio di maglie rosse, tutto il Flaminio rosso. Questa è l'occasione, quindi diciamo che già oggi parte il primo appello. NTS fa questo regalo, non mi piace chiamarlo ovviamente sforzo, perché non è uno sforzo, anzi è un piacere, ma dobbiamo noi allora fare il gesto di prendere quella maglia che troverete al Flaminio e indossarla. Quindi domenica tutti quelli che troveranno la maglia nei propri posti o comunque al Flaminio dovranno indossare la t-shirt rossa. Quindi intanto grazie per questa parte. Leggevo, la maglietta è quella che indossa Iro, poi magari lo facciamo alzare e ve la facciamo vedere. E leggevo appunto sul roll up che è dietro a Moreno e qui dietro a me: Play Like a Iro, che è un po' il nostro motto che da 6 anni portiamo avanti. E qui un po' Pierre, tu il primo anno che giochi qui, è un concetto che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Sei sicuramente già diventato un idolo anche per i nostri giovani. Allora ti chiedo: cosa stai vivendo a Rimini in questi pochi mesi, no, di campionato? Un mese fondamentalmente che è iniziato, poco più, anzi no, poco meno, in realtà meno di un mese, perché abbiamo giocato talmente tante partite che sembra molto di più. Che cosa stai vivendo a Rimini? Come ti stai trovando sia in campo che nell'ambiente riminese? Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi sto trovando veramente da Dio qui, perché io vivo a Roseto degli Abruzzi, sul mare, quindi qui mi sento praticamente a casa. E poi l'ambiente del palazzetto è qualcosa di pazzesco. Poi io sono il tipo di giocatore che si salta in contesti del genere, quindi mi trovo davvero a mio agio e sono contento di essere qui e di giocare per una piazza così ambiziosa e storica come Rimini. Derby ne avrai giocati, no? Nella tua vita, al di là anche poi del tuo passato, insomma, a Forlì. Cosa rappresenta per te questo derby? Probabilmente è una partita forse come le altre, ma cosa sente un giocatore in quei momenti, in questi momenti? Ma alla fine è una partita di basket, come tutte le altre, però il derby è un qualcosa di diverso, perché prima di tutto è molto sentita dai tifosi, quindi per i tifosi non è una partita come le altre. E noi invece cerchiamo di gestirla come tutte le altre, cioè andare in campo per dare il meglio di noi stessi e di vincere la partita. Quindi sarà di sicuro una partita molto, molto combattuta, contro una compagine molto forte, e sono sicuro che daremo il massimo per regalare questa gioia ai nostri tifosi e a noi stessi.
Parlando un po' del tema, no? Che è la passione, e qual è nel momento della partita che vivi al Flaminio, qual è il momento che ti rimane impresso nella mente, no? Quando vai a casa e dici, al di là ovviamente dell'aspetto tecnico, perché comunque è una cosa che vivi più o meno in tutti i palazzetti che hai giocato, qual è la cosa che ti rimane in mente del Flaminio quando torni a casa? Ma sicuro il boato che si sente nei momenti più importanti della partita, quello è difficile da dimenticare. Sono sensazioni che sono difficili da spiegare, ecco. Di sicuro sono cose positive, quindi me le tengo bene strette. Quasi viene voglia anche a noi di tirare da tre in mezzo a quel campo. Immagino, in realtà penso che la spiegazione migliore sia guardare appunto Pier quando vive quel momento, penso che la racconti bene, no? Appunto dicevo prima di un video, se non l'avete visto andatelo a vedere su Instagram, racconta proprio quel momento lì, e penso che è difficile spiegarlo a parole, ma con le immagini è molto più semplice. E un appunto, poi passo a Moreno, e vi consiglio ai nostri tifosi di prendere i biglietti in questi giorni, di andare alle tabaccherie o venire in sede, un consiglio che arriva anche da ciò che è successo domenica, quando alle 17 ci chiamano le persone dicendo non c'è più biglietto, i biglietti erano finiti, avevamo un sold out circa alle 17 di domenica pomeriggio in una partita straimportante e che conosciamo, no? con Cividale, immaginatevi quello che può essere il derby, quindi sono aperte, è aperta la sede dalle 9 alle 12.30 di tutte le mattine, anche domani che è giovedì dalle 17 alle 19 e sabato mattina, e le tabaccherie invece nei loro orari, Millennium Bar in via Chiabrera e Pruccoli in via Vespucci, in via Le Vespucci, e la nuova tabaccheria Ti Immagini. Moreno, ben trovato a te Moreno, e siamo felici ovviamente di rivederti, ci siamo già un po' visti anche nella scorsa conferenza stampa. Oggi siamo qui per un argomento importante che però vorrei raccontare fra poco, e invece adesso vorrei mantenere questo tema, no? Questo tema della passione. Moreno, tu vivi di passione costantemente, e sei dentro questo progetto da sempre e con anche un ruolo importante. Che cos'è per te la passione? Allora, buongiorno a tutti. Beh, insomma, è un tema questo della passione che mi porta qui anche oggi. Mi ha portato nel 2018 a costruire insieme a Davide, Paolo Maggioli e Paolo Carasso Rinascita Basket Rimini, ma è la passione che mi aveva consentito, poi racconterò un piccolo aneddoto, anche di aver conosciuto in epoca precedente chi ti siede qui di fianco, il padrone di casa, perché il rapporto con NTS ha una storia precedente ad oggi e poi lo spiegherò. E vabbè, giocavo da bambino, da ragazzino, grande responsabilità della passione a cui fai riferimento e che mi riguarda, c'era Alberto Bucci ho avuto il privilegio di avere come allenatore, devo dire che è stato un insegnante sia di basket sia di vita, e quindi mi ha inculcato la passione di cui stiamo discutendo e che mi fa piacere essere proprio il motore centrale del progetto Rinascita Basket Rimini, e lo si vede grazie anche al tuo lavoro, dello staff tecnico, della società e di tutti coloro che sostengono questa bella idea di sport e di comunità, lo si vede tangibilmente. Non più tardi di ieri mi chiamavano perché dicevo siamo disperati, non riusciamo a trovare i biglietti, a proposito di quello che hai appena ricordato. E allora diamo questa informazione tecnica, sentimentale, no? Perché per noi poi fondamentalmente è anche un aspetto sentimentale. Annunciamo oggi che Moreno rientra, no? In carica all'interno della società dopo vicissitudini che conosciamo di lavoro, come vicepresidente vicario di Rinascita Basket Rimini.
Allora, mi è stato chiesto e ho accettato molto volentieri di riprendere il ruolo che avevo già in passato e rammento che ho dovuto rimettere l'incarico quando il sindaco mi ha nominato assessore allo sport e di conseguenza per motivi di opportunità ho ritenuto che fosse necessario fare un passo indietro, il cuore però è sempre rimasto in prima fila. E quindi sì, riprenderò questo ruolo, lo faccio veramente riprendendo il tema di prima con grande entusiasmo, con grande passione, in un momento straordinario. E prima parlavi di questo giocatore che ho qui di fianco, di Pierre, ed effettivamente ne conoscevo le doti, assolutamente, giocatore di primissimo livello. E la grinta, l'energia che mette in campo è veramente qualcosa da sottolineare, la sua come quella degli altri componenti della squadra e di tutti coloro che gravitano intorno al momento dell'entrata in campo al Flaminio. È veramente bello vedere queste cose perché costituisce un grandissimo insegnamento per tutta quella curva lato Riccione piena di bambini che capiscono cosa significa lo sport e il valore che lo sport può riuscire a trasmettere a questi giovani ragazzi. Opera importantissima da parte della società. E come ripeto, rappresentato proprio da queste 3-4 parole, no? Playlike Airo, che abbiamo coniato, diciamo, anni fa, quando partiva tutto il progetto. E hai detto una cosa giusta, un'osservazione corretta, oggi è qui Pierre, ma se fosse stato qui Ale Grande, qualsiasi altro giocatore, avremmo sicuramente detto le stesse cose perché l'impegno che viene messo quest'anno soprattutto è incredibile. Pierre è qui e non a caso è comunque uno dei giocatori sicuramente in questo momento più amato, ma lo dicono i fatti dei social, ok? Chiamiamolo in questo modo. Niente, ragazzi, io per me la passione rimane il concetto fondamentale di tutto quello che abbiamo raccontato. A volte è un concetto un po' astratto, no? Difficile da raccontare, ma credo che un po' il colore, un po' tutto quello che abbiamo dentro ci aiuterà a farlo. Io non ti chiedo niente perché tanto non puoi parlare e quindi chiedo ai giornalisti se ci sono domande per i protagonisti. Chiedo una cosa a Pierpaolo. L'anno scorso quando avevamo chiesto a Dell'Agnello come avrebbe vissuto il derby con Forlì, l'aveva liquidato con una partita come le altre. Tu hai detto logicamente anche per te una partita come le altre, tra l'altro poi arrivi in un momento particolare, no? Perché dovete subito un po' riscattare la beffa di domenica. Però volevo chiederti il tuo rapporto con Forlì, come ti sei lasciato, anche se è stata una interruzione purtroppo forzata, no? Il discorso del 2020 mi sembra che è finito, vero? Quindi è stata un'interruzione che nessuno penso che voleva, anche perché eravate poi secondo me messi molto bene in campionato. Comunque, com'è stato un po' il tuo rapporto con Forlì, con la tifoseria, con l'ambiente? Diciamo che è stata a livello professionale una bella esperienza. Ho fatto e abbiamo fatto molto bene quell'anno e mezzo in cui sono stato lì. Poi, come hai detto tu prima, il secondo anno si è interrotto a causa del Covid. Eravamo secondi in classifica in quel momento della stagione e poi quell'anno lì avevo Sandro Dell'Agnello in panchina e quindi con lui ho stretto subito un ottimo rapporto, perché l'ho detto mille volte che lo stimo come persona e come allenatore, ed è stato anche il motivo per cui ho scelto Rimini. E niente, i rapporti sono normali, qualche insulto ci sta, fa parte del gioco, però tutto nella norma, ecco. A Pier continuo a chiedere sempre del derby, in vista proprio di quella che è la squadra avversaria nel dettaglio. Sia RBR sia Forlì sono due squadre forse ancora non compiute, al di là del 5-1 in classifica avete avuto Robinson fuori e deve recuperare la forma, c'è stato qualche acciacco, quindi magari non si è visto la RBR che magari sarà tra qualche settimana. Forlì ha avuto una
un apporto relativo, qualcuno adesso anche sente da parte degli americani, secondo te si va sulla, in campo sulla linea di tendenza delle ultime settimane, o questo fatto che le due squadre ancora non abbiano probabilmente raggiunto la piena, non forma perché avete fatto benissimo, ma la piena, la compiutezza da livello tecnico, potrebbe portare delle sorprese su quelli che saranno i protagonisti da voi e da loro? Di sicuro sarà una sfida molto combattuta, perché appunto è un derby, quindi al di là delle assenze o dei, nel nostro caso di Robinson, che non è ancora al massimo della condizione, nessuna delle due squadre vorrà perdere domenica, quindi sarà una sfida ad alta intensità, secondo me decisa da episodi, quindi si risolverà solo nel finale. Noi stiamo recuperando Robinson, che per noi è un giocatore molto importante, il nostro playmaker titolare, abbiamo tempo per farlo e lo stiamo facendo al meglio. Una domanda all'amministratore delegato Carloni e una anche a Pierre. Parlavamo di passione, NTS legata al basket da molto tempo, Krebs, Gianco, Riviera Basket, Pesaro, vi siete concentrati su Rimini, mi pare di capire, ed è un anno, oppure avete già progettato una partnership che durerà nel tempo. E invece a Pier volevo dire, un po' l'hai accennato prima, che rapporto hai con la tifoseria, perché per esempio guardo Trapani, ancora hanno parole di elogio nei tuoi confronti, persino il funambolico presidente si è espresso pubblicamente nei tuoi confronti, quindi oltre a quello che fai in campo, che rapporto hai con la tifoseria dentro e fuori dal campo? Perché evidentemente hai lasciato dei segni importanti dove hai giocato. Noi ci siamo concentrati sicuramente su Rimini. Quando si vive una passione, quando si vive in questo momento anche un sogno, no? Tu non vorresti mai svegliarti. E quindi cosa posso dirti? Non facciamo progetti per il futuro, ma sicuramente la nostra intenzione è quella di esserci, di continuare a dare un nostro contributo, e anche se vogliamo far divertire anche le persone giocando sul nostro marchio, su NTS Informatica. E questa delle magliette è uno dei motivi per i quali vorremmo dare questa, divertirci anche noi, ecco. Quindi come diceva Simone, correte a prendere i biglietti, arrivate anche prima, perché poi ci sarà la svestizione e la vestizione. È importante, credo, far vedere questo muro rosso che canta, che balla, che gioisce, che salta, e supportare questi ragazzi che veramente in campo, devo dire, ce la mettono tutta, le prendono di brutto, perché tu ne hai prese e le hai prese in maniera anche molto professionale, soffrono e si allenano tutta la settimana per dare il meglio in campo. Quindi esserci e fare il proprio mestiere di tifoso è importante, soprattutto domenica, per questo derby. Grazie. Riguardo alla cosa che mi hai detto tu, dico che di sicuro mi rende molto felice ed orgoglioso sentire ancora oggi, a distanza di un anno, sentire commenti positivi nei miei confronti, perché significa che ho lasciato qualcosa di positivo, e questo per me è un motivo per fare sempre meglio e per essere me stesso, sia dentro che fuori dal campo, nonostante qualche volta mi arrabbi un pochino, però fa parte del mio carattere e sono contento di essere ciò che sono. Allora, io volevo chiedere a Marini, allora praticamente domenica abbiamo perso la prima partita con una squadra che è stata definita maledetta, no? Per due anni abbiamo sempre perso, e puntualmente, pur una partita che era stata quasi dominata e alla fine era quasi in mano, diciamo, anche se nel basket non si può mai dire, alla fine è finita così. Domenica si gioca l'Unieuro, che è un'altra squadra che, come Cividale, negli ultimi due anni di fastidi ne ha dati parecchi e sembra un po' stregata. Ma questa cosa, per noi giornalisti, i tifosi la vivono, no? Ah, le partite stregate, le bestie nere, ma i giocatori queste cose le vivono davvero? Le sentono? È un problema che esiste o solo chiaramente
tecnicamente c'è sempre una spiegazione, no? Però sono cose realmente esistenti nella vostra testa, nella testa dell'allenatore, o sono semplicemente delle coincidenze o delle casualità, magari delle indigestioni tecniche, tra virgolette? Personalmente la sfortuna non credo, quindi penso che siano solo delle coincidenze. Non va tralasciato il fatto che Cividale è un'ottima squadra, quindi l'ha dimostrato in questi anni, lo sta dimostrando tuttora. Noi sì, abbiamo dominato per metà partita, poi abbiamo avuto un calo, secondo me, mentale, ci siamo un po' rilassati. Purtroppo poi, nonostante l'avessimo persa, poi rivinta di nuovo, e poi alla fine con quel tiro all'ultimo secondo persa, purtroppo lascia dell'amaro in bocca, però purtroppo fa parte dello sport e del nostro lavoro. Ci sono questi momenti di difficoltà, le squadre tutte nel corso del campionato attraversano questi periodi di difficoltà, ma l'importante è essere sempre uniti e compatti e migliorare dai propri errori. Volevo chiedere a Moreno Maresi, questa dal punto di vista della passione del tifo certamente mi verrebbe da dire la partita più importante dell'anno. Se guardiamo al complesso delle partite, alle prossime settimane, agli infrasettimanali, a quello che verrà, ai mesi, all'arrivare fino in fondo, da dirigente, da vicepresidente, cosa ritieni che sia importante nei prossimi mesi? Quale deve essere la linea di tendenza nel lungo periodo di questa RBR? Semplicemente affrontare una partita al massimo come sta facendo la squadra dall'inizio, o c'è qualcosa, mantenere la calma, la pazienza nei momenti complicati, cercare di cavalcare l'onda, una visione di lungo periodo su questo campionato? Questa è un po' la classica domanda dove si chiede di scrutare la sfera di cristallo, no? Io risponderei in questo modo. Ovviamente noi ci stiamo godendo un momento sportivo, societario, di pubblico, e quindi questo non ce lo può togliere nessuno. E la prospettiva qual è? Che sappiamo di aver fatto, come ad esempio l'anno scorso, no? Una buona squadra, sappiamo di avere uno staff tecnico all'altezza, e soprattutto sappiamo proprio in questo momento che la società sta ancora di più, passatemi un termine meccanico, stringendo i bulloni dell'organizzazione, perché questo credo sia in prospettiva futura la garanzia migliore. Una società, ricordo, come penso molti di voi sappiano, abbiamo un numero importantissimo di soci che ci sostengono, direi quasi un caso, non dico unico, però tra i più rilevanti quantomeno nel mondo del basket, e quindi già questo fatto qui ci dà un'idea che continuiamo a costruire per il futuro in maniera molto responsabile, coi piedi per terra, e da un punto di vista organizzativo, come dicevo prima, stiamo facendo passi che ritengo importanti e che spero possano dare poi la prospettiva che consentirà a Marini e compagni di eccellere in campo, perché mi raccomando, domenica questa è la richiesta che tutto il popolo riminese e tutti gli sportivi chiedono, di fare una bella figura in campo e possibilmente portare a casa il referto rosa. Mi riallaccio alla domanda di Loriano e chiedo a Marini e a Moreno. Quest'anno, rispetto al passato, la prima classificata andrà su direttamente. Come cambia l'approccio della squadra, dell'organizzazione del lavoro, delle prospettive, sapendo che comunque c'è un posto subito a disposizione e non la roulette russa dei playoff, dove si sa che c'è sempre una che arriva in fondo ma è durissima? Secondo me è meglio, perché come hai detto tu, si evita la fase orologio. Scorsi anni c'era la fase orologio, quest'anno l'hanno tolta, fortunatamente. Quindi è giusto che una squadra che
sta tutto il campionato prima classificata, è giusto che salga direttamente. Niente. Passo la parola. Allora, sì, Pier dice una cosa che condivido, chi sta in testa per tutto l'anno, io credo che sportivamente non si può che condividere la scelta di premiare chi tutto l'anno ha avuto un rendimento di un certo tipo che gli ha consentito di occupare la prima piazza. Poi, cercando di intuire quello che tu mi stavi, o che forse volevi sentirti dire, rifaccio un po' lo stesso ragionamento di prima. La società è consapevole di aver fatto una buona squadra. Ci godiamo il momento, per quanto mi riguarda, profilo basso, non si sbaglia mai. Poi, se, come dire, arriveranno dei risultati che ci faranno festeggiare, credo che saremo i primi, e credo che NTS farà altro che 2000 rotte maglie rosse, ben altro farà per festeggiare. Ricordiamo, per giusta informazione, che gli obiettivi sono comunque quelli noti, no? Che sono sempre stati detti nelle altre conferenze stampa. Volevo fare una domanda a Iro, c'è vita lì dentro ancora? Perché lo vedo imbalsamato, e ok, perfetto. E, niente, allora, io direi che Stefano, chiudiamo ovviamente con i padroni di casa, e intanto ringraziandovi nuovamente. Vuoi fare un saluto finale, chiudere questa conferenza stampa tu come padrone di casa? Bene, allora, come padrone di casa innanzitutto vi faccio vedere cosa troverete domenica al Flaminio, perché è importante. Questa è una S, chiaramente. Io forse ci sto dentro, ma di poco, però anche Piero. Quindi questo è un nostro dono, regalo per quella domenica. Vi aspettiamo chiaramente tutti al palazzo, la troverete lì. Grazie per essere venuti qua in questa casa, NTS Informatica. Che cos'altro dire? Grazie a Moreno, grazie a Piermarini, grazie a Simone, grazie a tutti. Ci vediamo al palazzo. Forza Rimini. Grazie a tutti, grazie al Carlino, Corriere Romagna, al Ponte, e ovviamente grazie a Roberto Bonfantini che ci permette sempre di andare in diretta con Icaro Sport. Ribadisco due concetti veloci. Uno, non tardate a prendere i biglietti, perché poi succede come con Bologna: arrivate la domenica, non ci sono più biglietti. Non tardate. Seconda cosa, noi faremo domenica mattina questa consegna delle maglie, ve le faremo trovare per chi è abbonato numerato sulle proprie sedute, anche i non numerati le metteremo sulle sedute. È chiaro che viene il buon senso di sapere che ogni maglia è per una persona, quindi cerchiamo di essere civili in questa cosa, per permettere a tutti di ritirare le maglie. Sarà anche un motivo per conoscere magari quelli che stanno intorno, se magari non si conoscono, perché se non ti va quella taglia tu la scambi, una social t-shirt della tua misura. Grazie a tutti, grazie Stefano, grazie Elisa, grazie NTS Informatica. Moreno, bentornato in carica. Pier, grazie mille e ci vediamo domenica. Forza Rimini sempre. Più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, SGR Luce e Gas,